Bentrovati Davide il Critico. Oggi Fiorentina-Bologna, una gara che non ha bisogno di presentazioni, ci si gioca il tutto per tutto per andare avanti in questa Coppa Italia. Andiamo al Franchi. Non sono per niente una persona scaramantica e infatti è puramente casuale che oggi in macchina con me ci siano coloro che c'erano quando abbiamo vinto 2-1 in trasferta, ed è casuale il fatto che mi siederò anche nello stesso posto. Non è scaramanzia, è casualità. Carabinieri. Arrivati. Caldo? No. Dai, poteva andare peggio. Anche meglio, però. Fuori le formazioni, Calafiori in panchina, titolare però Zirze insieme a Orsolini e Selemakers. Stasera si prova qualsiasi strategia. Questo posto invece che quello, che è molto più bello, in cui ci sono molti più tifosi, però questo è l'unico posto da cui ho visto vincere Bologna-Firenze, quindi scaramanzia regna, vedrò la partita da qua e ammirerò gli altri tifosi di fianco. Pronostico? 1-1, vuoi anche supplementari? Dai. 2-1 loro. Secondo me andiamo ai rigori con 1-0-0. Iniziata. Bella conclusione, Bologna è partito bene. Decimo minuto, partita combattuta. Ventesimo del primo tempo, partita molto combattuta. Serie di calci d'angolo della Fiorentina, noi usciamo, proviamo sempre a uscire a palla al piede. Bella sfida. Ragazzi, Zirze sbaglia uno stop clamoroso, clamoroso. Sarebbe stato un calcio di rigore in movimento. Orso. No, non ci credo, ragazzi, non ci credo. Un'altra occasione di Orsolini, un'altra occasione. In mezzo, Zirze, stoppa, si gira, no, traversa! Allora, Posch fa una cosa orribile, tipo la tiene sulla testa come una foca, brutto, brutto anche solo da vedere. Termina adesso il primo tempo, diciamo che Bologna ha provato sempre a giocare a pallone, le tre occasioni le abbiamo avute noi, non le abbiamo sapute sfruttare, molto della sfida passerà dalla freddezza anche di Zirze. Comunque soddisfatto di questo primo tempo, anche la Fiorentina chiaramente si è resa pericolosa. Iniziato il secondo tempo. Pallo di Orsolini, incredibile. Ragazzi, 5 minuti dopo l'occasione di Orsolini, anche un'altra con Posch che fa una bella giocata, però bisogna concretizzare. 56esimo, partita molto accesa. 73esimo e persiste lo 0-0. Loro hanno già fatto 15 cambi e noi 0, però andiamo avanti. È fatica che ti chiedo, dai Bologna faccio un po'.
4 minuti di recupero. Finiscono i tempi regolamentari, andiamo ai supplementari, però allo scadere c'è stato un miracolo di Skrupski e un gol mangiato dalla Fiorentina. Panico e terrore. Iniziamo i supplementari. Vai Orso, dai Orso. Ecco, colpito un satellite Orso. Altra occasione Bologna con Girze. Brivido alla Fiorentina, si mangia un gol a 2 cm da Skorupski. Finisce il primo tempo supplementare, la Fiorentina meglio, ha avuto due occasioni abbastanza nitide, e tutte e due le squadre molto stanche. Inizia il secondo tempo supplementare. Altra occasione incredibile della Fiorentina. Stiamo soffrendo. Gran palla di Zirza, Orsolini male. Orsolini male, lì devi essere concreto. Fino alla fine, forza Bologna! 120esimo, un minuto di recupero. Vediamo se per stati qui non è facile, però col Bologna in fondo al cuore tornerà a tremare il mondo. Ci sono i calci di rigore. Io... Ritiriamo sotto da noi, batte Luis Ferguson. Orso sul dischetto. Calafiori sul dischetto. C'è! Mina sul dischetto. Gol. E anche un bel gol. Fosch sul dischetto. Se fa gol, la Fiorentina hanno vinto. Gol. Passa la Fiorentina.